Grazie Presidente. La mozione presentata da Fratelli d'Italia va nella stessa direzione delle attività che questa maggioranza ha portato avanti nel corso di questi primi 2 anni, che abbiamo visto anche la Giunta sta portando avanti in relazione alla richiesta di un ruolo nuovo e più forte, insomma, per la capitale. Dal nostro punto di vista, il lavoro che è stato fatto e sono stati già approvati 2 atti di indirizzo che vanno in questa direzione all'interno dell'Assemblea Capitolina nel 2018, che vanno a riconoscere e a portare in attuazione quella riforma del decreto legislativo 156 del 2010 in relazione anche a garantire e migliorare il ruolo dei municipi e dei territori all'interno di Roma Capitale. Questo passa ovviamente da una revisione di numerosi regolamenti, ma è un percorso appunto non immediato, lungo. D'altronde ricordiamo che ad esempio il regolamento sul decentramento è del 1999, quindi nessuno vi ha messo mano in relazione al titolo quarto alle competenze, mentre in questa consigliatura è contenuto nel documento unico di programmazione appunto la revisione del regolamento del decentramento, così come anche la sperimentazione di nuove forme di decentramento speciale per i municipi, e da questo punto di vista anche la Commissione, con l'onore di presiedere, ha fatto e sta portando avanti un lavoro in questo senso. Nei rapporti con la Regione è noto, insomma, anche il rimpallo di competenze, la richiesta spesso dell'adempimento di determinate attività. Ricordiamo, insomma, diverse questioni su tante materie, dai rifiuti all'ambiente al trasporto pubblico. E su questo va detto che questa Assemblea Capitolina ha approvato alla fine del 2016 una serie di ordini del giorno che impegnavano e hanno impegnato di fatti la Giunta a portare avanti una serie di istanze all'interno di una regolamentazione. Questa regolamentazione che di fatto di una nuova disciplina per implementare i poteri di Roma Capitale a livello regionale, attività che è stata diciamo portata avanti da questa Giunta. Io stesso ho avuto l'opportunità di accompagnare la Sindaca in Regione presso la Commissione competente, proprio per ribadire quello che oggi con questa mozione questa amministrazione sta già ribadendo da 2 anni, e quindi si tratta di un lavoro, diciamo, di un atto, di un documento che va a supportare una posizione politica del Movimento 5 Stelle e una posizione politica che questa amministrazione ha già adottato e sta continuando ad adottare anche con i numerosi incontri e rapporti con il governo su questa tematica. Quindi, pertanto, ovviamente, insomma, voteremo favorevolmente su questo documento. Grazie.